Saremo ricchi ragazzi, benvenuti, un'altra puntata sul canale, benvenuti dal team Explorer ragazzi. E siamo qui di nuovo su Duel Links e questa volta portiamo mazzi un po' più, soltanto più competitivi, insomma, senza un po', nella nostra KC. Allora ragazzi, un mazzo che vi voglio far vedere, che porto subito, andiamo in replay, comunque faccio vedere le varie giocate. È un mazzo che io sono molto affezionato, mi piace tantissimo. Ed è il Triamidi, che mo ve lo faccio vedere subito nei vari matchup. Allora ragazzi, allora, per fare un tipo sto tipo di mazzo comunque serviranno una media ragazzi di 20.000 gemme comunque. Però perché c'è l'icona di Yugi? Vabbè, ok, devo cambiare l'icona perché sinceramente mi sono rotto il cazzo e mi confondo un pochettino. Allora ragazzi, partiamo già di KC, sicuramente contro un mago nero. Sicuro. Ho messo qualche mossa Xyz così tanto per riempire. Allora. Allora, parto subito per mettere due mostri in campo, prendere life points ed evitare di utilizzare l'effetto comunque dell'incrociatore. In questo caso cambio la carta, metto la fortezza onde evitare che qualche effetto mi distrugga i mostri. Ma se c'è un pochetto che succede? Vabbè. E qui ovviamente l'ho ripreso per ributtare la Tigla danzatrice, della quale buffo, aumento l'attacco dei miei servitori prendendo una carta al cimitero e me la metto dentro. Come avete potuto vedere, ho messo scontro del terrore nel mondo, vabbè, scontro eredità del mondo. E così pulito pulito se la piglia. Qui raga, piccolo fail, non ho buttato l'altro mostro perché tant'è vero ho dimenticato a farlo. Però vabbè, ormai noi la chiudiamo così la partita e buonanotte suonatori. E questa è andata. Andiamo avanti con il prossimo replay, ragazzi, millenami. Non mi ricordo nemmeno quali mazzi ho affrontato perché non mi ricordo bene, ma magari man mano che rivedo i replay me ne accorgo. Poi ragazzi, a fine video faccio vedere il mazzo che io sto usando. Si possono avere varie versioni, varie cose, l'ho adeguato in mancanza di qualche piccola trappola un po' più utile. Però tutto sommato così com'è finora mi sta dando un po', mi sta dando soddisfazioni. Oh, mago nero. Il mago nero, ragazzi, è un altro mazzo che poi porterò più avanti. Ho già preparato i replay, apposta per voi, apposta per noi, apposta per tutti. Ma noi in ogni caso comunque porterò questi mazzi che mi piacciono un casino. Ok, lui comincia ad attivare tutto.
tutto quello che può attivare in questa vita attiva. Noi ci godiamo il bel video del Mago Nero. Ragazzi, colgo l'occasione per dire, per chi volesse supportarci, facciamo gadget in terracotta creati da noi. Per chi volesse, tranquillamente, nella nostra pagina o ci può contattare, la nostra pagina Instagram, dicevo, ci può anche contattare via discutendo. Allora, mi imbiandisce la carta e gliene schiaffo un'altra. Una e una, due. Quando scelgo di mandare al cimitero lui, perché entrambe le carte sono buone. Ecco, lui sbaglia comunque a bloccarmi la carta trappola, la carta magia. E anche qui la partita è andata. Potete vedere, con il Mago Nero basta una leggera accortezza e comunque sfruttare molto le distrazioni anche dell'avversario. Andiamo da Matlas, vediamo cosa ci offre. Come potete vedere, la seconda volta io non ho attivato l'effetto dell'incrociatore. No, questo mi già pare ucciso, mi pare. Io continuo a buffare la mia in difesa pulita. In questo caso cerco di attivare vari effetti delle carte trappola, delle carte magia.
E anche questo nostro caro amico è andato via. Finalmente abbiamo affrontato in questo caso un mazzo Xyz, se non ho capito male. Matras, andiamo al giorno. E l'ultimo dovrebbe essere Keita. O Keita o Smoke, ora vediamo, ne ho salvati tanti quindi. Ok raga, allora questa è la partita più strana che abbia mai visto in vita mia. Vi giuro, questa è una cosa strana comunque di quello che fa l'avversario. E l'avversario è andato. Cioè, ok, questa è una giocata comunque stranissima che ha fatto l'avversario con quel limite dei 1000 occhi. Ok, Keita. Dovrebbe essere l'ultimo e Smokey MacPot. Poi dopo di che ho cambiato mazzo e ve lo farò vedere più avanti. Per ora lo voglio quantomeno sistemare un altro po'. Ehi, 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 levati. Ovviamente ragazzi, avendo pescato prima il taglio karmico, ho evitato di prendere un'altra carta e buttarla, sarebbe stato abbastanza inutile. Ok, ultimo replay della giornata ragazzi e poi dopodiché vi saluto, ci salutiamo e che dire, ci vediamo magari la prossima volta, ovviamente intanto godiamoci qua l'ultimo replay che... Ok, va bene, ok, giusto, Mako Tsunami. Ok.
Tornato selvaggio, là ragazzi, io tornato selvaggio, non avendo magari altre carte trappola o meno, molto più potenti, poi farò vedere la lista. Questo è buono contro il mago nero con il cerchio che loro attivano. Ecco che, come volevasi dimostrare, mago nero. E noi gliela blocchiamo in questa maniera. Ecco, gli abbiamo dato così in questo caso un bel po' di problemi comunque. Io ovviamente cerco di buttare una carta al cimitero per liberarmi della carta trappola, perché avevo dimenticato che mi annullava l'effetto. E qui l'avversario se ne va. Infatti esce fuori direttamente. Quindi che dire ragazzi, ora vi faccio vedere il mazzo. Ecco qui Editor di deck. Questa è la versione che utilizzo io. Ecco qui i Trinity. Ok, questa è la versione che utilizzo io. Allora, ragazzi, la versione giusta non ha questa carta trappola, cioè questa carta magia. E comunque, per completarlo, mi manca la Sfinge Triamide, che sto cercando di andarla a spacchettare il più velocemente possibile, ma finora non l'ho trovata. Infatti, giocano due Triamidi Stregoni e una Sfinge. E ricordatevi comunque di avere almeno 6 di carte mostro, magia e trappola per poter attivare l'abilità Equilibrio. Io gioco questa versione in mancanza comunque di altre carte. Col coupon super raro mi sono preso questa carta trappola. Buco trappola chiusa in due. Giusto. Ah, vabbè, giusto. Buco trappola insidioso. Già l'avevo. E anche taglio karmico. Quindi che dire, ragazzi, questa è una versione. Quello che vi consiglio io comunque di lasciare queste tre carte magia. Incrociatore. Fortezza. Re Golem, lasciatele così come sono. Il Hunter, il cacciatore, lasciatelo a 3 per, lasciate 2 per lo stregone e la danzatrice, e lasciate 2 per, se volete potete giocarlo in 2 o 3 per l'impulso triamide. Consiglio comunque ovviamente il buco trappola insidioso di tenerlo. E niente ragazzi, le restanti 3 carte sono buone anche così. Il taglio karmico ci sta. Poi per chi ne avete che ha magari buco trappola chiuso, io consiglio di mettere in mezzo quello. Insomma, le varie versioni sono tante, ragazzi. Dove si può variare qualche piccola carta. Quindi, che dire, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete altro da dire, lasciate tranquillamente nei commenti o potete tranquillamente scrivere sul nostro profilo Instagram, Esplorcraft Official. Detto questo, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.